Sì, buonasera, io sono Paolo, faccio l'insegnante di lettere, italiano e storia alle superiori. La mia è una sordità neurosensoriale profonda, bilaterale. Sono stato protesizzato sin dall'età di 3 anni, erano gli anni 60. Praticamente un millennio fa, le protesi si portavano ancora da una parte soltanto, da un orecchio solo. Io ne ho avute diverse, compresi i famosi apparecchi a scatola. Poi, durante gli anni 70, ho portato dei modelli di occhiali acustici, dove l'apparecchio acustico era incorporato nell'occhiale. Un salto di qualità l'ho fatto con i retroauricolari. Ecco, tutto questo ha portato a una serie di problemi, di consapevolezze che ho dovuto acquisire, problemi di carattere cognitivo, nel senso che la sordità può comportare un approccio forse un po' astratto, un po' libresco, col linguaggio, quindi una certa mancanza di spontaneità, di naturalezza a livello linguistico. Tutto questo naturalmente con gli anni è stato parzialmente superato. Anche a me era stato proposto l'impianto cocleare, sono contento di non averlo fatto, perché sicuramente con gli apparecchi che sto provando adesso della Linear sono soltanto 3 mesi che li porto, quindi sono ancora in fase di apprendistato e quindi devo ancora trovare probabilmente la regolazione giusta che mi consenta di superare la forza dell'abitudine, perché esistono delle abitudini consolidate. Si va dalla lettura labiale a determinate modalità di ascolto che è difficile superare. Cioè, sono certo che se io improvvisamente acquistassi un udito normale, probabilmente rimarrei frastornato, non avrei la sensazione di sentirci bene, perché esiste questo modo di essere radicato che richiede di essere affrontato e anche rispettato. Infine vorrei concludere con un richiamo alle barriere acustiche, perché non esistono soltanto le barriere architettoniche. Per esempio, un tabù per me è sempre stato il cinema, perché le sale cinematografiche non sono attrezzate, anche semplicemente con dei sottotitoli. Cosa che per esempio all'estero avviene anche semplicemente perché non c'è la tradizione del doppiaggio che abbiamo noi. La situazione è un po' migliorata con i DVD che consentono questa modalità. Ecco, quindi è un percorso che continua. Vi ringrazio. Grazie.